Ma diciamo che è una manifestazione che costituisce un evento nell'evento all'interno di Teramo Natura Indomita, un evento dirompente perché mette in campo una rivoluzione per la cultura enogastronomica della nostra città. Teramo che apre i propri confini, esce fuori dall'autoreferenzialità e lo fa attraverso un rapporto appunto tra la sua cultura enogastronomica e la bellezza dei suoi luoghi, dei suoi spazi. Piazza Martiri, che sarà il luogo degli eventi ovviamente anche musicali e concertistici, ma il Castello della Monica, che diventa il teatro di momenti che consentono veramente di valorizzare un aspetto della cultura del nostro territorio, che è quello proprio dell'enogastronomia, che costituisce una risorsa da valorizzare. E con questo evento, con questa iniziativa, lo facciamo più che mai, creando un connubio importante non solo tra cibo e bellezza nel nome della sostenibilità, ma tra l'enogastronomia nazionale, che sarà presente attraverso gli chef stellati, Green in particolare, Nicolo Mito, le università, che comunque vivranno momenti importanti anche di rappresentazione nel nome dell'ecosostenibilità dell'enogastronomia, e i ristoratori teramani che saranno protagonisti. È un momento di riflessione dove la migliore ristorazione d'Abruzzo siederà su un palco e ragionerà insieme a Luigi Cremona, che ringrazio, all'Università degli Studi di Teramo, che è coorganizzatrice insieme al Comune con tanti interventi. Si ragionerà appunto su quelle che sono le prospettive anche della cucina e quelli che sono i temi legati alla sostenibilità in cucina. Quindi un evento di grandissima qualità a Teramo, che unisce anche Piazza Martiri e il Castello della Monica, dove finalmente potranno tantissimi visitatori entrare, godersi il castello, ma anche godersi delle degustazioni di ottimo vino delle colline teramane. Ma la ristorazione sta andando molto meglio, la ristorazione sta andando bene. Primo, perché il Covid ormai è digerito, sembra, cioè nel senso rimane, ma comunque ci si convive, e quindi c'è una guerra in corso con le problematiche che ovviamente portano a aumenti di prezzi, a penuria di materie prime e così via. Diciamo, il mondo è difficile, però la domanda di godersi un buon pranzo fatto bene, in modo sereno, c'è. La gente esce di casa, mangia, vuol vivere all'aria aperta, soprattutto adesso che fa caldo. Insomma, c'è tanta offerta, c'è tanta domanda, e quindi vediamo, insomma, la ristorazione sta andando, io penso, mediamente abbastanza bene.